Parto io, va. Ecco, sì, parti tu, Nicolò Rossetti, anche con Emanuele Macagno qui al termine di San Cipriano Savona. Una vittoria importante, partiamo subito dal grande ex di questa gara, insomma, tanti ricordi da queste parti, oggi anche in gol. Avevi detto che avresti esultato, hai esultato, perché insomma, sotto uno spicchio così importante di tifoseria non si può fare altrimenti. Hai detto tutto te, era giusto comunque dare continuità ai risultati e vincere un campo difficilissimo. Sanci è una delle squadre più forti di questo girone, lo sapevamo, l'avevamo preparata bene settimana. Sì, ho esultato, ma perché per una punta far gol penso che sia la cosa più importante. È andata bene, abbiamo vinto, l'importante era continuare la striscia positiva di risultati e vittorie. Allora, Emanuele, un'altra grande, grande prestazione da parte tua, insomma, c'è proprio la sensazione che ti trovi davvero bene, hai ampia libertà di manovra, di muoverti davvero con grande serenità, è forse quello che ti serviva maggiormente per poi esprimerti al meglio? Sì, guarda, abbiamo, si può dire, trovato la quadra giusta e con questo modulo qua, chiaramente avendo due punte come Nico, come Yuri, che hanno caratteristiche che si possono sposare bene con le mie, posso solo che fare delle buone prestazioni. Poi l'importante è dare continuità alle prestazioni e ai risultati. La vittoria di oggi è una vittoria importantissima, perché questo sapevamo che era un campo difficile. Ecco, poi ti sei spostato, se non erro, un po' più a sinistra, no? Rispetto all'inizio gara, proprio per l'ingresso di Nicolò. No, diciamo che abbiamo gestito la partita diversamente, il modulo era sempre quello, poi è chiaro che quando abbiamo la palla, più stiamo vicini meglio è per tutte e due, quando si creano degli spazi comunque sono delle situazioni a me favorevoli, quindi cerco sempre di trovare lo spazio giusto. Ecco, come vi trovate? Sì, giocare con lui o con giocatori come Spaltro, certo, per una prima punta è fondamentale, comunque ti mettono sempre la palla dove vuoi e comunque poi ti seguono sempre. Poi io e Yuri abbiamo caratteristiche molto simili e ci sposiamo bene insieme davanti, ma diciamo che poi tutta la squadra, anche i giovani, comunque stanno dando dimostrazioni di essersi calati nella categoria nel modo giusto. Da quando sono arrivato ho visto intensità negli allenamenti, umiltà, che è quello che ci vuole in questa categoria per vincerla. Io la prima categoria un pochettino l'ho fatta, qualcosa ho vinto, e bisogna avere questa mentalità partita dopo partita e non bisogna mollare niente. Anche ci chiamiamo Savona, sì, lo sappiamo, ma comunque dobbiamo rispettare la categoria e rispettare soprattutto noi stessi. Comunque siamo venuti a giocare alle 11 del mattino con 60-70 tifosi al seguito e dobbiamo prima di tutto dare tutto per loro, poi per noi, per dimostrare che comunque da questa categoria ci dobbiamo togliere il più presto possibile. Ecco, tu l'hai giocata la prima categoria, tu Emanuele non credo proprio, quanto ci hai messo a proprio calarti, diciamo, nella parte in questo campionato? Perché anche ora come ora, se giocassi in Serie D, non credo che griderebbe nulla allo scatto. Ma guarda, se ti posso correggere, io la prima categoria l'ho fatta con la Badese. Le ho fatte fino a ottobre l'anno scorso, che poi ci siamo fermati per il Covid. E io penso che ci si debba adattare in ogni categoria, e non vuol dire niente aver giocato in Serie C, in Serie A, in Serie B. Le categorie sono a sé, sono sempre un campionato a sé. E devi sempre trovare, devi avere sempre la mentalità giusta, e comunque sono campionati, tutte le partite sono difficili, non conta categoria.